Nasco come batterista, nemmeno musica elettronica, mi appassiono alla musica elettronica degli anni 90. Mi trasferisco a Roma e creo una serie di gruppi che poi saranno insomma in qualche modo un po' caratteristici della scena elettronica romana. Come Martux Emo ho partecipato al Sonar, al Mutec in Canada, alla Villette Numérique in Francia, a Parigi, con l'idea di sperimentazione sull'audiovisivo, sull'elettronica, quindi un po' le arti digitali in genere. Posso dire sicuramente delle collaborazioni importanti da Danilo Rea, per esempio, a Marco Stockhausen, a Nisbetter Molver, Ramin Bahrami, quindi classica, jazz, elettronica. Apollo 11 Reloaded parte da una commissione, il Comune di Roma, l'Auditorium Parco della Musica, insieme alla Fondazione Cinema per Roma e alla Casa del Cinema, mi hanno commissionato questo lavoro. L'idea che ci fosse un rapporto con la Luna e che in qualche modo con la tecnologia, essendo io appassionato sia di fantascienza, ma soprattutto perché quando c'è stato il primo uomo sulla Luna, io c'ero. Ho chiesto collaborazione a tantissimi artisti, uno fra tutti sicuramente Giulio Maresca, Danilo Rea che ha fatto due brani per questo progetto e Pasquale Catalano, uno dei più grandi compositori di film. Il 1° gennaio è stato inaugurato, è una versione audiovisiva. Sicuramente ora la parte delle immagini, siccome anche la musica ha una storia, c'è la partenza, c'è il momento in cui loro sono in orbita, The Dark Side of the Moon, la parte oscura, quando loro sono dietro la Luna, l'atterraggio sulla Luna e la ripartenza. È come un film che verrà rappresentato live. Vorrei inserire degli archi, un'orchestra, diventerà un progetto per me modulare, che può avere vari aspetti, ma sicuramente il nocciolo duro sarà musica e immagine. Di Apollo 11 Reloaded, oltre al live, ci sarà il disco in vinile e in CD, uscirà a fine gennaio, inizio di febbraio, ma anche forse una piccola parte della storia di questo progetto, quindi audiovisiva. Sarà libera e si potrà vedere su YouTube con il regista Bruno Palma. Stiamo pensando di fare questo omaggio un po' a tutti quanti. Poi il film per intero potranno vederlo soltanto le persone che verranno ai nostri concerti.